Ho tenuto in tasca Huawei P10 per più di un mese, in modo tale da potervi dare delle opinioni concrete su questo nuovo smartphone che ha fatto tanto discutere di sé nei primi giorni dopo il rilascio e soprattutto nelle prime recensioni. Dopo essersi aggiornato per due volte, Huawei P10 mi ha sorpreso per alcune delle sue caratteristiche, ma purtroppo conferma alcuni dei punti negativi evidenziati in passato. Scopriamo quindi Huawei P10 in questa recensione dopo un mese di utilizzo. Prima di cominciare, come sempre, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e soprattutto lasciate un like a questo video per tutte le prossime recensioni in arrivo nel corso delle prossime settimane. Non voglio ripetere informazioni che già conoscete su questo dispositivo, ma darvi il mio parere aggiornato dopo un mese di utilizzo. È un dispositivo che a me però piace anche da un punto di vista estetico. È vero, non è stato fatto un grande salto rispetto a P9, però allo stesso tempo è stata raggiunta una piccola evoluzione, diminuendo lo spessore, lavorando meglio i materiali, e secondo me è uno smartphone molto bello e che sì, assomiglia un pochino ad iPhone nella parte frontale, però si fa utilizzare molto bene con una mano sola anche grazie alle dimensioni del display. Non ho apprezzato l'inclusione del lettore di impronte digitali nella parte frontale, alla fine mi ero abituato ad associare Huawei al lettore nella parte posteriore, l'averlo messo qui davanti permette di raggiungerlo più velocemente, ma allo stesso tempo le funzionalità di navigazione non sono poi così ben realizzate, quindi alla fine forse sono tornato a utilizzare i tasti a schermo proprio perché non mi ci trovavo tanto bene con questa funzionalità. Il display è un aspetto che convince, un pannello da 5,1 pollici, risoluzione Full HD, una buona qualità del pannello con degli ottimi neri, ottimi contrasti, ottimi colori, ma allo stesso tempo è un pannello senza infamia e senza lode. I competitor da Samsung a LG stanno proponendo degli schermi che sono oggettivamente migliori, che raggiungono delle risoluzioni più elevate e soprattutto un supporto a dei colori maggiori, quindi al cosiddetto HDR. Qui abbiamo un display che si legge molto bene, che funziona molto bene, ma allo stesso tempo che non offre nessuna caratteristica peculiare. Questo tema del non offrire nessuna caratteristica peculiare, vedrete che sarà il leitmotiv di questa recensione. All'interno c'è una scheda tecnica importante, c'è lo Kirin 960, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage, Android Nougat, la MIUI 5.1, un pacchetto che secondo me è molto completo e funziona davvero bene. A livello software non ho avuto nessun tipo di problema, tolti quelli introdotti dal primo aggiornamento e poi corretti dal secondo aggiornamento software. Ma allo stesso tempo è un'esperienza un po' personalizzata da Huawei, la MIUI piace e non piace, apprezzo piuttosto, devo dire bene, la MIUI 5.1 rispetto alla 4.0, però allo stesso tempo c'è un tema molto pesante che è quello di prendere spunto da iOS. Se volete renderlo un pochino più Android stock e quindi dargli un aspetto un pochino diverso, vi ricordo la mia guida che ho realizzato proprio per personalizzare qualsiasi smartphone Android e renderlo più simile ad un Pixel. A livello software non ci si può proprio lamentare, a livello hardware nemmeno, tutto quello che ho provato con questo telefono gira davvero benissimo e soprattutto non ho avuto nessun tipo di rallentamento, di malfunzionamento, crash, insomma, tutto funziona. I 64 GB di storage peraltro sono anche espandibili, quindi davvero non manca nulla a questo P10 che è un top di gamma letteralmente in tutti i sensi. C'erano un paio di aspetti che però erano stati criticati di questo P10. Uno era la batteria che si conferma da 3000 mAh, ovviamente perché la scheda tecnica non cambia, e che si conferma incapace purtroppo in molte situazioni di farci arrivare a fine giornata. In un utilizzo domestico, quindi quando si è a casa, anche se si fanno 5 ore di schermo attivo, che non sono poche, i 3000 mAh se la cavano egregiamente e ci permettono di affrontare appunto tutta la giornata. Dove però effettivamente soffre questo smartphone è nel mondo reale, nel momento in cui si esce di casa, si utilizza magari il Bluetooth con delle cuffie, si utilizza dello streaming di musica. In quei contesti il dispositivo non solo scalda un po' troppo per i miei gusti, ma soprattutto cala tantissimo la batteria e ho proprio notato che ci sono state delle giornate dove arrivato alle 5-6 di pomeriggio ero al 10-15% di batteria residua, che per me e per i miei canoni sono decisamente insufficienti. Il secondo aspetto critico di questo telefono è stato il comparto fotografico, un comparto fotografico davvero di gran qualità, con i due moduli, uno da 20 e uno da 12 megapixel, che giocano ancora una volta con lo stesso effetto bianco e nero e colore di P9, più implementando lo zoom 2x di Mate 9. Secondo me il comparto fotografico è veramente eccellente, lo zoom è reale, funziona davvero molto bene, le foto sono di grandissima qualità. Ciò che manca però è ancora quello spessore
sprint in più rispetto alla competizione. Innanzitutto ancora una volta manca l'HDR automatico, una mancanza che secondo me è troppo grave a questo punto, e soprattutto il software è ricchissimo di funzionalità, molto minimal nell'aspetto e talvolta può confondere un po'. È vero che ci possiamo davvero sbizzarrire se si vogliono utilizzare comandi manuali, scatto in RAW, comandi manuali durante i video, che peraltro secondo me sono di grande qualità e con un'ottima stabilizzazione dell'immagine. Allo stesso tempo però, rispetto ai telefoni che sono stati lanciati dalla concorrenza, manca quell'integrazione in più, mancano quelle opzioni che magari uno vorrebbe già trovare predefinite e che qui in realtà non ci sono, e quindi questo è un vero peccato del comparto fotografico. Però secondo me risulta uno dei migliori, e chi lo sa usare, è la stessa situazione che si è creata col P9, chi saprà utilizzare veramente uno smartphone per fare fotografie avrà davvero tante soddisfazioni. Una piccola critica va fatta infine appunto al comparto multimediale a 360 gradi. Il display è buono, ma come abbiamo detto prima non è eccelso, e il fatto di non aver una risoluzione maggiore o di avere un aspect ratio particolare o l'HDR lo rende un pochino meno interessante rispetto ad altri prodotti. Il comparto audio è discreto, è vero che il volume non è poi molto elevato, però ci si può accontentare. Non ho avuto nessun problema però sia con l'utilizzo delle cuffie col filo, e quindi sia lodato il cielo per il jack cuffie, e soprattutto anche con le cuffie Bluetooth, che sono un pochino più diffuse ultimamente e che funzionano davvero molto bene con questo telefono. È stato risolto quindi il classico problema dei dispositivi Huawei che avevano fino all'anno scorso del volume basso, qui non c'è proprio più questa problematica. Insomma, è valsa la pena aspettare un mese con P10 e due aggiornamenti del software per capire se veramente valesse la pena comprare o no questo telefono? La risposta secondo me è sì, sia perché secondo me le prime recensioni fatte subito dopo il lancio a Barcellona non erano corrette, proprio perché il software definitivo non era presente all'interno di questo telefono, e soprattutto perché adesso c'è già stato un calo fisiologico di prezzo, si trova a circa 560 euro, ed è una cifra secondo me molto più interessante dei 670-680 euro richiesti di listino per questo P10. La cosa che però ho evidenziato prima e che continuo ad evidenziare è che manca una caratteristica chiave di questo P10 che lo possa rendere memorabile, e per questo possiamo definire un po' un P9S, un modello aggiornato del P9 che adesso si trova ad una cifra interessantissima di circa 400 euro. Però francamente, dovendo acquistare un telefono e volendo per forza scegliere Huawei, prenderei ancora una volta il P9, perché l'esperienza fotografica è ancora più che valida, il telefono funziona benissimo, lo schermo è ottimo, la batteria è più che discreta. Non ho apprezzato appunto la mancanza di innovazione in questo P10, innovazione che peraltro è stata introdotta tutta all'interno del P10 Plus, che è impermeabile, che ha una fotocamera ancora migliore, che ha il modulo frontale con l'autofocus, tutte caratteristiche che avrei voluto trovare su questo P10 che invece sono assenti. Vale la pena comprare quindi P10? Sì e no, aspettate magari ancora un altro calo di prezzo, è un ottimo telefono, ma purtroppo quel difetto della batteria secondo me lo rende meno interessante rispetto ad altri prodotti della competizione lanciati proprio in questo periodo. Un saluto e al prossimo video per idual.com, Andrea Ricci.